Buonasera a tutti, eccoci con un nuovo appuntamento dei mercoledì della FIDA e di Vogliamo fare scuola fase 4. E stasera la tematica è particolarmente sfidante, la relazione scuola-famiglia per un'alleanza educativa. Do volentieri subito la parola alla Presidente Caladic. Prego, Presidente. Buonasera a tutti, grazie dottor Maffeo, buonasera a tutti. Ecco, sì, al nostro consueto appuntamento del mercoledì. Anche stasera abbiamo già superato le 50 persone in aula virtuale. Questo vuol dire che, ecco, comunque è un tema che interessa. Stasera parliamo della relazione scuola e famiglia per un'alleanza educativa. Voi sapete che la FIDA crede molto nell'importanza del fare rete, del fare squadra, del sapere entrare in sinergia e in collaborazione con quanti, in questo caso, si impegnano nella scuola cattolica. E innanzitutto e soprattutto, ecco, con l'ADESC, che saluto molto volentieri, la Presidente nazionale, dottoressa Katia Zambon, e che, come avete visto dal post, l'abbiamo voluto insieme, pensato insieme, ma soprattutto c'è la regia dell'ADESC, perché dobbiamo credere nella necessità di lavorare in tandem, ognuno con il suo ruolo, con la sua specificità. Ma da soli non si va da nessuna parte. Ecco, questo ormai sapete che come FIDA l'abbiamo preso come impegno. Pertanto io do il benvenuto all'ADESC questa sera, alla sua presidente e anche ai relatori che la presidente Zambon presenterà. Io vi ringrazio per la presenza e sicuramente anche stasera avremo modo di trarre delle sollecitazioni, delle buone indicazioni, delle buone pratiche poi da far vivere nelle nostre realtà. Ecco, a lei la parola, dottoressa Zambone, grazie ancora per questa presenza. Grazie a voi per questa opportunità. Buonasera a tutti, bentrovati tutti quanti. Ringrazio coloro che sono presenti nell'aula virtuale e ovviamente ringrazio il dottor Maffeo e la professoressa Caladic, presidente di FIDA, perché giustamente è importante tessere una rete a sostegno degli attori dell'educazione. In questo caso, nell'ambito dell'alleanza educativa scuola e famiglia, la comunità educante è data ovviamente dai dirigenti, dagli educatori, dagli insegnanti, da quanti ovviamente collaborano all'interno delle nostre scuole, degli istituti e anche dai genitori e dalle famiglie nell'ambito principalmente del rispetto e del riconoscimento dei propri ruoli. AGESC, Associazione Genitori Scuole Cattoliche, è onorata di questa collaborazione con FIDAE perché ovviamente ci permette di mettere in pratica quell'alleanza educativa a noi tanto cara e che coinvolge appunto le famiglie e i ragazzi. AGESC, Associazione Genitori Scuole Cattoliche, da 50 anni lavora proprio per questo, per la promozione sociale e culturale dei genitori e delle famiglie, perché è convinta che genitori consapevoli possano essere una risorsa appunto per le scuole all'interno dell'alleanza educativa. Già con FIDAE abbiamo collaborato in altre occasioni e sono sempre momenti di confronto e di crescita importanti questi che arricchiscono di esperienze il nostro percorso perché ci permette da genitori di educarci educando. E ricostruire, per fare una citazione, ricostruire usando al meglio gli strumenti che ci vengono forniti, quel villaggio globale che è tanto caro anche a Papa Francesco, il quale appunto l'ha rilanciato e tanto si presta ed opera ovviamente per il rilancio di questo villaggio educativo, perché tutti dobbiamo prenderci carico dell'educazione dei nostri ragazzi.
Questa sera, per l'occasione, abbiamo invitato il professor Mauro Pavoni, dirigente dirigente didattico dell'Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù Seghetti di Verona, e la professoressa Mariangela Persona, già dirigente scolastico di Verona. E in questo caso non mi voglio dilungare oltre, ma voglio lasciare lo spazio appunto a coloro che sono i relatori di questa sera, gli specialisti. Quindi auguro a tutti un buon ascolto. Ci sarà ovviamente anche lo spazio per porre delle domande e quindi poter permettere anche un'interazione con i nostri relatori questa sera. Auguro a tutti un buon percorso e una buona serata. Grazie. E solo una precisazione di carattere tecnico per i partecipanti. Come sempre, le domande possono essere scritte sulla sezione, sul pannello a destra, dove appunto c'è scritto domande che i relatori, ecco, vedranno in diretta. Per questo, se ritengono, possono anche già integrare le loro comunicazioni con le vostre domande. Buon lavoro a tutti. Bene, allora, buonasera, Prego, prendo la parola. Posso iniziare io? Sì? prego. Allora, intanto buonasera a tutti quelli che sono collegati. Stasera appunto siamo qua a parlare di questo. Ringrazio anche dell'invito da parte di Ages che è di FIDE, perché sono occasioni queste anche per riflettere, per ragionare, per fermarsi un attimo. A guardare quello che avviene quotidianamente a scuola, perché poi il rapporto scuola-famiglia ci interpella quotidianamente. E alla domanda se questo rapporto è o meno fondamentale, beh, citava prima il presidente Ages che citando il Papa Francesco, per educare un bambino ci vuole un villaggio, beh, già qua c'è la risposta del rapporto scuola-famiglia come rapporto essenziale per far crescere e formare i nostri ragazzi. Però stasera vogliamo fare un viaggio un po' dentro questo rapporto di scuola e famiglia, portando sia un po' la nostra esperienza, ma anche andando a vedere le radici di questo rapporto. Perché quando parliamo di scuola e di famiglia, dobbiamo un po' tutti, ecco, se siamo onesti, un po' tutti fare uno sforzo che è quello di superare un po' i nostri pregiudizi che abbiamo reciprocamente, sia da una parte che dall'altra. Perché spesso i pregiudizi portano, come dire, a chiuderci nelle proprie convinzioni, nelle proprie prospettive con cui guardare la scuola, guardare gli accadimenti all'interno della scuola, e perdendo di vista a volte il valore fondamentale, che è quello della collaborazione, della cooperazione verso l'obiettivo principale, che è quello della formazione dei ragazzi e delle ragazze che frequentano la scuola. E ci si ferma spesso a sottolineare i limiti. Ci sono due cose che a volte credo, come dire, ostacolano, impediscono il fluido rapporto tra scuola e famiglia. Uno è questo dei pregiudizi che a volte ci sono, che sono come degli occhiali, no? Li mettiamo e vediamo la scuola con quel colore. Dall'altra, quell'atteggiamento che è, quando ci sono dei problemi, in cerca di chi è la colpa. E allora quando cerchiamo le colpe, normalmente le colpe stanno sempre fuori da noi. Qui chiaramente per la scuola è la colpa, magari se qualcosa non funziona nella famiglia, e viceversa, per la famiglia è all'interno della scuola. E allora, quando ci fermiamo a questo, nascono quelli che sono, a volte non dico dei luoghi comuni perché fanno parte dell'esperienza, ma segnano un po' e caratterizzano un po' il rapporto scuola-famiglia. Non so, verso la scuola a volte le critiche possono essere queste, cioè i docenti che non sanno insegnare, oppure non comprendono i figli, danno troppi o troppo pochi compiti, perché anche qua a volte è difficile trovare un giusto equilibrio, oppure si preoccupano dei programmi e poco della relazione. Questo, a volte sono un po' queste le critiche che vengono fatte, o viceversa, dall'altra parte i docenti verso i genitori, che sono, non seguono i figli. Non collaborano, si interessano solo ai voti e alla promozione. I genitori vengono a scuola e
che sono un po' i sindacalisti dei figli, li giustificano un po' tutto e per tutto qua. Penso che ogni insegnante può raccontare un sacco di aneddoti legati a questo. E questi pregiudizi, queste diciamo così, letture che possiamo fare reciprocamente, rischiano di diventare poi delle convinzioni, diventano come delle gabbie che ostacolano proprio anche il rapporto. Forse dovremmo fare questo sforzo, come dire, di superare queste gabbie. E a questo proposito mi viene in mente, mentre pensavo a questo incontro, una storiella simpatica, che magari già conoscete, quella di quel maestro giapponese che riceve in visita un professore universitario per interrogarlo sullo Zen. E il maestro riceve questo professore offrendogli del tè. Versa il tè nella tazza dell'ospite e una volta che questa tazza è colma, il maestro continua a versare il tè tracima, nonostante questo continua a versare lo stesso tè. Il professore, chiaramente allibito, esclama: è piena questa tazza, non ce ne sta più di tè. E il maestro risponde: ecco, diciamo, come questa tazza, anche tu sei pieno delle tue opinioni. Come posso spiegarti lo Zen se prima non vuoti la tua tazza? Ecco, io credo che questa sia un'operazione che dobbiamo fare un po' tutti, cioè svuotarci delle nostre, a volte convinzioni, a volte i nostri occhiali con cui guardiamo la realtà, e lasciarci anche interrogare e porci in una prospettiva anche nuova di questo rapporto tra scuola e famiglia. Per cui prima dobbiamo liberarci delle convinzioni per poi, come dire, provare a costruire un rapporto che sia fondato, probabilmente, se ci riusciamo, in primis sull'ascolto reciproco l'uno dell'altro. E questo rapporto, come abbiamo un po' costruito questo incontro di stasera, è un rapporto tra scuola e famiglia che ha le radici lunghe. Già nella nostra Costituzione segnava alla famiglia e alla scuola la responsabilità di educare e di istruire i giovani, dove si dice appunto che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli. E poi l'articolo 33, dove la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione. Qui fin dalla nascita della moderna Repubblica i genitori e gli insegnanti hanno rivestito un ruolo di grande rilevanza nello sviluppo dei giovani. Qui sono, come dire, già nella Costituzione vengono indicati sia i genitori nel loro diritto dovere e la Repubblica nel garantire un percorso di istruzione. Poi nel 1973, sapete che sono stati 73 e 74 pubblicati i decreti delegati, un po' sull'onda del contesto culturale e sociale che c'era in quegli anni, no? C'erano manifestazioni, sappiamo tutti, insomma, manifestazioni studentesche, le occupazioni, i scioperi sindacali, e c'era una forte richiesta di partecipazione e anche di spazio democratico. E la scuola risponde con i decreti delegati. Appunto, il Parlamento emana questa legge delega, del 487 del 30 luglio del 73, dove chiede al Parlamento, chiede al governo appunto di riformare la scuola sostanzialmente, e fissa tre concetti fondamentali. Il primo è quello della partecipazione, per cui l'invito alla comunità di entrare in relazione. La scuola aprirsi ai genitori, aprirsi agli enti locali. Diremo noi che la scuola apre le sue porte al rapporto con la società e diventa un luogo di incontro, un luogo dove far rete, anche per usare un termine moderno, far rete con il territorio. Poi l'altro è la funzione docente, per dare rilievo e sviluppare la professionalità docente, per cui dare uno status all'insegnamento. E il terzo, molto interessante, che è quello dell'innovazione, cioè la spinta a sperimentare nuove didattiche, ricerche educative. Questo probabilmente anche sulla spinta di grandi pedagogisti che poi l'Italia ha conosciuto,
dalla Montessori all'esperienza di Don Milani, a Mario Lodi, per citarne alcuni. Ecco, su questa spinta, come dire, la volontà di voler trovare una nuova modalità di organizzare la scuola. Per cui c'era un bisogno, come dire, di partecipazione, di richiesta di spazi democratici. Tra tutti questi decreti delegati, sostanzialmente abbiamo visto, mi soffermerei sostanzialmente sul primo, quello del 416, perché è legato il titolo 1 alla comunità scolastica, dove c'è scritto appunto che riguarda prevalentemente gli organi di partecipazione democratica. Con questo decreto, difatti, vengono costituiti gli organi collegiali della scuola. Qual è il fine? Il fine è la partecipazione nella gestione della scuola, dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica. Questo è l'articolo 1, per cui viene data, come dire, una forma di partecipazione. E quali sono questi organi che conosciamo tutti, insomma, che dentro la scuola, li elenco solo per ricordarceli, ma il consiglio di classe, il collegio dei docenti, il consiglio d'istituto, la giunta esecutiva, il consiglio di disciplina e il comitato di valutazione, diventato poi oggi il comitato di valutazione. Per cui la scuola, come dire, si dota di strumenti, di contenitori dentro i quali esercitare proprio la partecipazione democratica. Poi, in questo decreto 416, all'articolo 42, interessante perché qua viene detto che gli studenti della scuola secondaria superiore ed artistica e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola. Questo sta a indicare appunto che il diritto di partecipare alla vita della scuola viene riconosciuto come tale. E viene riconosciuto la possibilità di riunirsi in assemblea, per cui viene dato spazio concretamente alla voce, alle idee, alle proposte che possono venire dagli studenti e anche dai genitori. Per cui, cosa dire? Che la Costituzione, ecco le radici lunghe, la Costituzione, i successivi anche atti normativi, assegnano ai genitori e alla scuola il compito di istruire ed educare. Risulta pertanto irrinunciabile per la crescita e lo sviluppo la partnership educativa tra famiglia e scuola, fondata sulla condivisione di valori, su una fattiva collaborazione nel rispetto reciproco delle competenze. Questo lo dicono le linee di indirizzo sulla partecipazione dei genitori e la corresponsabilità educativa del 2007. Come vedete, viene confermato il dettato costituzionale, ma non solo viene confermato, ma diventa irrinunciabile questa partnership, per cui una collaborazione educativa fra scuola e famiglia nel rispetto chiaramente delle competenze, però viene l'aspetto importante è che viene riconosciuta come irrinunciabile, qui non è solo un diritto ma un diritto irrinunciabile, questo è molto importante. E poi chiaramente sono passati 50 anni da quando è stata questo diritto è diventato un diritto normato. E in questi 50 anni sono cambiate molte cose, chiaramente sono avvenute un sacco di trasformazioni. Oggi siamo in un'epoca anche tra l'altro molto incerta, potremmo dire. Allora, cos'è cambiato in questi 50 anni? Considerando che il cambiamento è una costante poi della vita. È cambiata la scuola. Grazie alla ricerca didattica e pedagogica, cito solo alcuni tratti distintivi, per cui siamo passati chiaramente non più la scuola di massa o la scuola di alfabetizzazione, ma attenta e centrata sulla persona, sull'individuo, per, come dire, perché oggi a ciascuno deve essere dato ciò che gli serve per poter stare dentro la società, per stare dentro il mondo, per cui una didattica inclusiva, percorsi individualizzati, per cui rispetto dei ritmi di apprendimento di ciascuno, sviluppo di competenze, e questo, come dire, ha trasformato proprio il modo di insegnare, il modo di organizzare la vita all'interno della scuola. Però contemporaneamente è cambiata anche la famiglia, i rapporti tra genitori e figli.
cui da una famiglia normativa, una famiglia affettiva, e questo ha una ricaduta nella scuola non da poco, per cui la qualità delle relazioni conta di più una presenza affettiva e un modello educativo, quello forse più diffuso oggi è quello iperprotettivo, no? Chi è nel mondo della scuola lo può constatare quasi ogni giorno. Per cui dopo la presenza pervasiva dei social dentro la scuola, nella famiglia e nella vita dei ragazzi. Per cui questo modo di rapportarsi tra genitori e figli entra anche nella scuola. E poi sono cambiati anche i figli, alunni per noi, insomma, che oggi vengono descritti un po', come dire, vengono descritti come fragili, stressati, ansiosi. C'è questa fobia scolastica che viene certificata ormai quasi quotidianamente, per cui c'è, come dire, quasi una fotografia un po' di questi ragazzi, vengono narrati così un po' come etichettati, come dire, demotivati, c'è una sorta di alone di depressione attorno a loro. E tutto questo entra nella scuola, che entra in contrasto magari con la proposta a volte formativa, forte, dove viene richiesta la fatica, l'impegno, e si deve misurare con questi modelli che la famiglia oggi propone. Per cui la scuola cosa diventa? Diventa un contesto di relazioni dove entrano in gioco tutti questi cambiamenti che condizionano costantemente il rapporto scuola-famiglia e studente. Per cui ci sono scuole, non è che tutto vada male nella scuola, io credo che ci sono scuole dove il dialogo funziona, dove c'è comunicazione chiara, trasparente, dove c'è un rispetto reciproco, addirittura una collaborazione, non solo rispetto. Esistono delle realtà dove invece la scuola e la famiglia sono spesso su fronti contrapposti, per cui c'è una diffidenza reciproca. Qui mi sento di dire che il rapporto scuola e famiglia è una costante, come dire, è un costante work in progress, che va modulato continuamente, per cui non è mai un traguardo raggiunto, ma in continuo, quasi rinizio di ogni anno scolastico, pur magari accumulando delle esperienze che possono essere di base per l'anno successivo. Però vanno modulate dove? All'interno della singola istituzione scolastica, perché ognuna è diversa dall'altra, nella realtà culturale in cui si opera, perché appunto è una scuola, insomma, in un quartiere difficile, magari di periferia di una grande città, un conto in altri contesti magari più di centro città o frequentato da altre tipologie di persone. E poi nel rispetto, e questo credo che sia molto importante, nel rispetto della fase evolutiva dello studente. Per cui il rapporto scuola-famiglia si deve modulare attorno a queste caratteristiche che dettano poi la base su cui costruire un progetto, che sia un progetto educativo condiviso insieme. Però questi tre aspetti devono continuamente essere, come dire, discussi e diventano l'oggetto appunto del confronto tra scuola e famiglia. E adesso entriamo magari con Mariangela, entriamo un po' a vedere come agire all'interno della scuola. Buonasera a tutti, grazie Mauro. Allora sì, colgo l'occasione per dire che adesso quello che diciamo illustrerò o racconterò è un'idea di percorso che si può costruire a partire dalla scuola dell'infanzia, perché come diceva il dottor Pavoni, giustamente è un percorso evolutivo che segue i cambiamenti sociali, ma necessariamente anche l'età del bambino, del proprio figlio, della propria figlia. E quindi diciamo che parto anch'io da un riferimento normativo che mi sembra essenziale, che è relativo alla scuola dell'infanzia ed è contenuto nelle indicazioni nazionali del 2012 e che fa riferimento specifico proprio alle famiglie. Le famiglie quindi sono il contesto più influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo dei bambini. Nella diversità di stili di vita, culture, scelte etiche e religiose, esse sono portatrici di risorse. Quindi questa è una cosa importantissima anche proprio per la scuola. Devono essere valorizzate infatti queste risorse per far crescere una solida rete ed ecco che ci ritroviamo ancora a parlare di questa alleanza che deve essere fatta di scambi comunicativi e di responsabilità condivise.
Quindi questi, diciamo, questa idea di scambio, di comunicazione e di responsabilità condivise sarà il leitmotiv proprio che guida un po' questi suggerimenti e queste diciamo indicazioni che vogliono accompagnare il vostro percorso di genitori e di cui la scuola deve farsi carico collaborando e condividendoli. Allora, mi piace molto l'idea di definire la scuola come una nicchia ecologica, quindi come un sistema coordinato dove tutto trova il suo ruolo e il suo spazio e dove c'è una consapevolezza dei ruoli che ognuno di noi, dico di noi perché facciamo parte dell'ambiente scuola, svolge e ricopre. Quindi l'idea fondamentale e quindi che sta alla base è quella di coeducare, cioè di educare insieme, di costruire queste competenze educative condivise. Quindi, come diceva prima, giustamente non è una questione, dottor Pavoni, semplicemente di istruzione, ma anche di educazione. E questo poi porterà in effetti al cosiddetto patto di corresponsabilità. Allora, quale può essere il ruolo del genitore rispetto alla scolarità del figlio? Di sicuro, fin dalla scuola dell'infanzia, è un co-costruttore di routine e di rituali. Questi sono, diciamo, dei punti di riferimento perché voi sapete bene che i bambini cercano delle conferme e queste conferme le possono avere se trovano degli adulti che danno uno stesso tipo di messaggio valoriale. Anche le routine e i rituali costituiscono esattamente un modo di crescere e di poter crescere con dei punti di riferimento. Per cui, come si diceva già, la scuola non è semplicemente uno spazio per l'apprendimento cognitivo, ma è quello in cui si interiorizzano dei modelli di comportamento e delle norme comuni. La socializzazione, la prima socializzazione, al di là di quello che avviene all'interno di una famiglia e con tutti i legami di parentela o di amicizia, però la prima vera socializzazione l'abbiamo a scuola, dove i bimbi e le bimbe restano per tante ore ogni giorno e dove quindi imparano anche qual è il meccanismo che conduce il gruppo a relazionarsi positivamente. Anche ovviamente attraverso il conflitto e, e il superamento del conflitto, aiutandosi ovviamente con gli adulti. Allora, nel primo ciclo di istruzione il genitore di norma approccia la scolarità del proprio figlio o della propria figlia un po' come ha vissuto la propria scolarità e anche come figlio. E allora una cosa, diciamo, che si potrebbe cercare di fare sarebbe proprio, come si diceva prima, attraverso la storia del maestro giapponese, quella di svuotarsi, quindi abbandonare intanto il proprio vissuto scolastico, che pur positivo possa essere, è comunque un vissuto soggettivo e unico, individuale. Perché tra l'altro la scuola è cambiata tantissimo, noi pensiamo già a queste indicazioni del 2012 che sono state una specie di rivoluzione copernicana che poi è stata seguita nel 2020 per esempio nella scuola primaria con l'abolizione dei voti, è stato un altro passaggio capitale e fondamentale. Ecco, un'altra cosa allora, e che è un po' più difficile, quella di prendere una distanza emotiva rispetto al vissuto e a quello che, diciamo, il bimbo o la bimba riporta da scuola. E un'altra cosa importantissima, anche se so che è difficile, non sentirsi valutati nella propria efficacia genitoriale, perché ognuno di noi si mette alla prova e ha le esperienze con i propri figli a scuola. Quindi da questo punto di vista, dicevamo, work in progress, perché tra l'altro ad ogni età ci sono fenomeni diversi che si presentano e anche tipi di accompagnamento diverso che dobbiamo fare nei confronti dei figli a scuola. Allora, come possiamo contribuire al benessere? Perché, allora, diciamo che il messaggio
delle indicazioni nazionali è quella di far sì che la scuola contribuisca insieme alla famiglia al benessere e al saper stare al mondo dei frequentanti, quindi degli alunni e delle alunne. Allora, tre cose fondamentali sono: conoscere l'offerta formativa della scuola che si frequenta. Allora, questo vuol dire, adesso li vedremo un po' nello specifico, capire esattamente come si orienta la scuola nelle scelte didattico-educative. Il secondo suggerimento è quello di collaborare alle attività, e abbiamo visto che ci sono organi collegiali, però vedremo anche altre modalità di collaborazione. Terzo, il monitoraggio dei progressi. Allora, fate bene attenzione perché sono studiate proprio le parole, quindi monitorare i progressi non vuol dire vedere gli esiti delle performance, che sono altra cosa. Quindi si tratta di partecipare in questo modo alla coeducazione dei propri figli con la scuola. Allora, dicevamo, conoscere l'offerta formativa, conoscere attraverso questi acronimi, sapete che facciamo sempre, diciamo sempre tante cose. Allora, il piano triennale dell'offerta formativa, il cosiddetto PTOF o POFT, a seconda di come si piazzi la T di triennale. Che cosa contiene? Contiene tantissime informazioni, valgono per l'intero ciclo e, come dice proprio l'acronimo, sono triennali, quindi sono rivisti e rivedibili alla luce di quelle che sono poi i rapporti di autovalutazione che le scuole fanno alla fine di ogni anno e che consentono loro di modificare, di ritarare gli obiettivi e le modalità anche di diciamo miglioramento, perché effettivamente all'interno poi di questo rapporto di autovalutazione dà luogo a un piano di miglioramento. Quindi è una riflessione che la scuola fa su se stessa, sugli esiti che emergono dal diciamo ovviamente dagli esiti scolastici valutativi, dalle prove INVALSI, che sappiamo essere un altro fattore di monitoraggio esterno che non deve peraltro condizionare o spaventare, e comunque contiene esattamente i principi guida della scuola. La cosiddetta mission: per che cosa questa scuola si muove, che cosa vuole per i nostri figli e le nostre figlie. Quindi è importante prenderne conoscenza, non semplicemente nel momento della scuola aperta, quando viene presentata, diciamo, annualmente in vista delle iscrizioni. Il secondo punto è quello di collaborare alle attività scolastiche. Allora, sono già stati elencati i ruoli possibili di partecipazione attiva come rappresentanti di classe. Ecco, già il ruolo del rappresentante è un ruolo, io direi, fondamentale, perché consente di essere ponte attivo tra la scuola e le classi e i genitori. Questo significa che qua, per esempio, è un bel esercizio, consente di fare un bel esercizio di distanza emotiva, come dicevamo prima, perché chi rappresenta deve farsi carico delle istanze dell'una e dell'altra parte e comunicarle nella maniera corretta. Faccio una citazione al volo, quella delle chat dei genitori di WhatsApp, per esempio, che a volte sono non dico una disperazione, ma costituiscono un bel problema sia per i rappresentanti di classe, anche poi a volte per gli insegnanti, perché diventano un po' lo sfogatoio. Ecco, se posso dare un consiglio attraverso l'esperienza che ho maturato negli anni di dirigenza, i rappresentanti di classe avevano stilato un galateo, diciamo, di WhatsApp, nel quale si davano delle regole da seguire in modo da utilizzare in modo efficace e sostanziale questo mezzo di comunicare, che effettivamente è molto pratico, asincrono e consente anche di velocizzare i rapporti. Il consiglio d'istituto prende delle decisioni molto spesso importanti,
determinanti per la scuola, che vanno dal calendario, dall'orario, da iniziative, dalla valutazione di progetti. Ecco, questo è un ruolo, anche questo, di responsabilità che dà un'idea di come la scuola si muove. Le assemblee dei genitori, che sono funzionali anche al ruolo del rappresentante, perché nell'assemblea dei genitori si possono portare, come dire, i dubbi, le richieste, il proprio sentire, ovviamente in maniera giusta, equilibrata, rispetto magari ad una risposta della scuola che sappiamo non sempre incontra l'approvazione di tutti i genitori. Ecco. Ma capire il perché lo possiamo fare anche confrontandoci in assemblea dei genitori. I comitati genitori, che sono, diciamo, delle istituzioni spontanee, non normate, e che hanno anche la possibilità di raccordarsi con la scuola nel caso di necessità, e comunque di occuparsi anche di genitori che hanno più difficoltà e che hanno bisogno di un sostegno di ogni genere. Ecco. E poi gli incontri di formazione, perché così come adesso state seguendo questo webinar, ci sono tantissime scuole che, individuati problemi educativi, fanno sì che ci siano delle formazioni fruibili dai genitori, alle quali è importante, come dire, prestare attenzione, magari non solo sui problemi di urgenza, non solo su quelli negativi. Faccio l'esempio per tutti, quello del bullismo, che è diventato ormai una parola che è abusata, anche perché a volte non si riconosce cosa è veramente bullismo. Ecco, ma gli incontri di formazione, spesso che sono spesso tenuti da specialisti, da psicologi, da pedagogisti, da educatori, ecco, aiutano anche a capire come si muovono i nostri figli e le nostre figlie in contesto scolastico ed extrascolastico. Allora, terzo step, terzo consiglio, quello di, dicevo, monitorare i progressi. Che cosa significa? Allora, significa che nell'età evolutiva, ma comunque siamo in apprendimento permanente, vero, anche da adulti, riuscire a capire come evolve l'apprendimento del proprio figlio o della propria figlia si fa, va bene, consultando regolarmente il registro elettronico, che è uno strumento di facile uso e che comunque ci dà una fotografia, seppur limitata, ma di prestazioni in genere. Per la primaria è diverso, perché lì abbiamo già degli indicatori e dei descrittori che sono già più specifici. Poi ben vengano le scuole che riescono a inserire nel loro registro elettronico anche indicatori e descrittori più specifici, che vanno al di là del voto o che danno ragione di un voto. Ecco. E i colloqui individuali, durante i quali è importante capire come evolve l'apprendimento più che come rende mio figlio o mia figlia. Ecco, questa è la scuola ormai, è il primo ciclo, ma anche il secondo, è un luogo di maturazione di competenze disciplinari, ma competenze trasversali, tant'è vero che vengono certificate alla fine del primo ciclo, alla fine della primaria, alla fine della secondaria di primo grado e poi alla fine del secondo anno della secondaria di secondo grado. Quindi c'è ci sono delle fasi che corrispondono esattamente a questa, come dire, fotografia. Ecco, una cosa anche importante, scusate del suggerimento, ma questo è, diciamo, me lo porto dietro anche come madre, perché questi sono i vissuti poi che ho riscontrato, che si trovano anche poi nella scuola, ed è quando dobbiamo anche parlare con i nostri figli e le nostre figlie sugli esiti, o comunque all'uscita di scuola o quando rientrano a casa, sullo svolgimento della giornata. Le domande tipo sono: come è andata oggi?
la risposta classica è bene, quando c'è la risposta. Che cosa avete fatto? Niente. E questo chiude, diciamo, l'argomento. Allora, una delle indicazioni che abbiamo sempre dato come scuola per sollecitare una condivisione maggiore e non semplicemente una chiusura rispetto delle domande molto dirette, è sempre quella di condividere la propria giornata e poi far sì che anche i figli condividano la propria, cioè dire quali sono stati gli elementi positivi, quali sono state le difficoltà incontrate, in modo che un bambino, una bambina o anche un ragazzo, una ragazza si sentano incoraggiate a dire il proprio vissuto, che ovviamente è fatto anche di difficoltà e di insuccessi. Quindi questo è veramente un consiglio molto, molto alla buona, però garantisco che funziona proprio per esperienza vissuta, sia come genitore, sia come insegnante, come dirigente. Ecco. Questo fa sì, questo diciamo monitoraggio dell'apprendimento del proprio figlio è utile, perché poi deve essere condiviso, man mano che si cresce gli insegnanti cercano anche di condividerlo con i ragazzi stessi, consente di costruire la relazione, e questa relazione che va via via negoziata nel tempo dà un senso di autoefficacia al figlio, alla figlia, all'alunno, che consente loro poi di superare le frustrazioni, perché gli insuccessi, e questo ecco forse è l'esito di un'educazione iperprotettiva, diciamo che la difficoltà maggiore che si riscontra a scuola è quella di superare la frustrazione dell'insuccesso o dell'incapacità di affrontare qualcosa. Ecco, questo è un aspetto che diciamo va serenamente affrontato con i bambini fin da piccoli, perché sbagliamo tutti e è sbagliando che si impara. Proprio banalmente questa è la, diciamo, la soluzione, e il fatto che siano diciamo sottoposti a non prove, ma comunque a vengano richieste loro delle attività specifiche che non hanno mai affrontato, risulta una, diciamo, un atteggiamento normale, perché bisogna apprendere ad affrontare l'ignoto. Ecco qua, allora, questo diciamo brevemente, a parte che mi sembra anche che ci sia una domanda, ok, che io allora adesso a questo punto leggo, se non vi dispiace, ed è questa. Allora, il problema negli ultimi anni è quello di riuscire a coinvolgere i genitori. Molto spesso si fatica ad eleggere i rappresentanti di classe. Assolto con estrema fatica questo compito, i genitori spariscono. Questo problema si accentua nella scuola secondaria di secondo grado. Allora, sì, questo posso confermare, è vero che da una partecipazione molto intensa all'infanzia e alla primaria, già nella secondaria di primo grado si va un po' in sottrazione. Allora, qui bisogna effettivamente far ricorso a una socializzazione di quelli che sono gli aspetti della scuola, e anche la scuola stessa dovrebbe incoraggiare la partecipazione e il coinvolgimento diretto dei genitori. Questo si può fare in tanti modi, anche con incontri informali, perché è giusto che tutti i genitori sappiano in quale ambiente vivono tutti i giorni i loro figli. Ecco, quindi di sicuro poi invece per quanto riguarda la secondaria di secondo grado sarà il dottor Pavoni che darà un altro spaccato e una fotografia della situazione. Ecco, un'altra cosa importante che mi sento di suggerire è che dobbiamo confermare il ruolo delle istituzioni educative davanti ai nostri figli, cioè sostenere il ruolo della scuola, anche se a volte la scuola, diciamo,
non è conforme alle aspettative genitoriali, però il fatto che sentano che c'è questa coerenza e questa alleanza tra scuola e famiglia fa sì che il bambino e poi il ragazzo abbiano sempre quel supporto che si diceva prima. Allora, da piccoli sono le routine e i rituali che diciamo aiutano a confermare e a dare sicurezza. Il fatto che la scuola comunque sia un'agenzia educativa fondamentale, con tutte le sue imperfezioni e con tutti i suoi limiti, è comunque è sempre da rinforzare per non disorientare poi i propri figli. Ecco, io non vedo altre domande, lascerei a questo punto la parola di nuovo al dottor Pavoni e vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie, proseguo. Ecco, tra l'altro tutti gli organi di partecipazione che sono stati presentati dalla professoressa Persona, ecco, sono equivalenti per le scuole superiori, chiaramente il Consiglio d'Istituto e tutti i vari comitati. Per cui sono organi di partecipazione. Io riprendo ancora un passaggio del patto educativo di corresponsabilità, perché ci eravamo lasciati prima dicendo che la collaborazione diventa un elemento imprescindibile per la formazione dei ragazzi. Questo dovrebbe essere, come dire, già un impegno etico, se vogliamo, da parte di tutti. Cioè, parlo della comunità degli adulti, perché i ragazzi, dai bambini ai ragazzi, le ragazze, gli adolescenti, attorno a loro ruotano tante figure adulte. Però l'istituzione scuola insieme con la famiglia sono le prime due che devono imparare a incontrarsi, a parlarsi insieme. Perché? Perché hanno un interesse comune, che non è tanto quello di sfruttare i figli, ma è quello di farli crescere. E hanno bisogno di figure adulte che si confrontino. Io lo dico anche per esperienza nella mia scuola, a volte mi capita che ci sono dei problemi particolari in alcune classi, magari, e dicono, ma dobbiamo trovarci con i ragazzi perché, e parlo di adolescenti, vero? E a volte faccio un incontro solo tra noi adulti, cioè gli insegnanti e i genitori, ma non per escludere i ragazzi, ma perché dobbiamo imparare anche a confrontarci, a mettere a tema quello che ci sta a cuore e imparare anche a confrontarsi, perché a volte anche restituire ai ragazzi una riflessione condivisa tra adulti è un grande atto educativo nei loro confronti, perché insegniamo loro che tra adulti ci si impara a confrontarsi, si possono avere idee diverse, ma poi si esprimono anche dei pareri condivisi in vista di valori magari più alti. E questo credo che sia educativo già il fatto stesso di farlo nei confronti dei ragazzi. Per cui la scuola è questo grande contenitore dove poterci confrontare tra adulti. Allora abbiamo questo patto di corresponsabilità che nasce appunto nel 2007, dove c'è scritto appunto che contestualmente all'iscrizione la singola istituzione scolastica ha richiesto appunto da parte dei genitori e degli studenti un patto, di sottoscrivere un patto educativo di corresponsabilità per definire che cosa? In maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzioni. E questo, per cui parliamo di istituzione, tra studenti appunto e famiglie. Adesso le superiori lo firmano anche gli studenti. Perché è importante questo patto di corresponsabilità? È chiaro che che nasce perché è un atto così burocratico, non ha nessun senso. Ma se diventa occasione, per esempio, per creare dei momenti di confronto, di incontro, per stenderlo questo patto di corresponsabilità, per cui condividere un programma educativo, questo getta già le basi per un'alleanza. Perché noi sappiamo, questo lo sappiamo dagli studi, cioè uno si sente parte di un gruppo se dentro quel gruppo partecipa al dibattito della costituzione di quel gruppo. E non solo, ma sente che può anche incidere nel cambiamento e nel miglioramento di quel gruppo e di quella comunità. Per cui è un aspetto, il patto educativo ci responsabilizza tutti verso un impegno. Se invece viene scritto e lasciato lì, è chiaro che però tutti, la componente genitori, come gli studenti, a volte vengono in ufficio
a mettere in chiaro alcune questioni, ma lo stesso anche a parte degli insegnanti, diventa un testo attorno al quale però ruota un principio di alleanza condivisa. E chiudo con queste slide. Per cui la domanda è questa: qual è il terreno di incontro tra scuola e famiglia? Il terreno, perché si diceva di rispettare le rispettive competenze, ruoli. A volte segnare il confine non è facile, ma un confine va sempre discusso, perché il confine, dico sempre, può essere un segno di separazione, il confine, ma può essere anche una terra di incontro, perché ci si incontra sul confine. Allora, qual è il terreno di incontro? Qua lo dice sempre bene nelle linee di indirizzo, no, della partecipazione dei genitori alla corresponsabilità educativa. Le famiglie, quali interlocutori privilegiali con i quali aprire un dialogo, critico su che cosa? Sui valori, le finalità e gli obiettivi delle scelte educative e quant'altro riguarda la vita a scuola. Per cui le famiglie, in forma individuale o collettiva, e pensiamo all'AGESC, è una realtà collettiva, un'associazione, potranno esercitare il loro ruolo propositivo ed esprimere le loro istanze, contribuendo chiaramente significativamente e attivamente alla definizione dell'autonomia didattica e culturale della scuola. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il terreno di incontro per creare un'alleanza è quello delle scelte educative. A volte capita che i genitori vengano a contestare i voti, parlo delle superiori, contestare un voto troppo alto, troppo basso, ma credo che se si va su questi terreni diventa difficile dialogare insieme. Se invece si va a parlare, per esempio, a chiederci dove vogliamo arrivare con questo ragazzo, qual è l'obiettivo che ci poniamo, parlando del singolo, ma poi anche parlando come scuola, quali sono i valori verso i quali investire la nostra scuola, dentro i quali guardare, quali obiettivi ci diamo dal punto di vista educativo e le conseguenti scelte che possiamo fare insieme. Allora, di creare un'alleanza attorno ai principi educativi credo che sia molto importante. L'incontro che, della coprogettazione nasce anche da lì, alle superiori soprattutto in quell'ambito. Quindi noi possiamo stare insieme, chiudo con questa slide, che tra l'altro anche questa l'ho inserita perché? Perché anche dagli studi, per esempio, dicono che quando la famiglia e la scuola non collaborano insieme diventa difficile insegnare, per esempio. Il docente perde autorevolezza perché ci si sminuisce, no, reciprocamente, e se i genitori si disinteressano dei processi educativi l'azione formativa della scuola diventa difficile, se non a volte inutile. Allora noi possiamo stare insieme o, sintetizzo, o tollerandoci, ma la tolleranza ha un effetto collaterale che poi diventiamo come delle pentole a pressione, perché tollerare vuol dire sopporto. Quando non ne posso più esplodiamo sia da una parte che dall'altra. Oppure il rispetto, che è già un valore già più alto, stiamo insieme rispettandoci, ma qual è l'effetto a lungo termine del rispetto? Che ti rispetto perché sei degno, c'è un'istituzione, ti rispetto, ma non condivido nulla di te, potrei arrivare anche lì. C'è un livello più alto che secondo me possiamo aspirare come alleanza educativa, che è quello della condivisione. Allora, la condivisione che cos'è? Decidiamo che cosa condividere, quali valori, quale finalità, quali obiettivi, quali scelte educative fare per la formazione dei nostri figli. Allora è chiaro che la condivisione diventa il livello più alto di convivenza tra scuola e famiglia, ma questo non è un dato acquisito per sempre. Perché noi pensiamo sempre, e anche la domanda ha toccato un punto centrale, noi pensiamo sempre che il nostro scopo è formare i bambini, i ragazzi, le ragazze, gli adolescenti nella scuola, ma dobbiamo darci occasioni anche per formarci noi, sia come docenti, lo facciamo all'interno della scuola con tutti i percorsi formativi che facciamo, ma anche come genitori. Cioè il crescere per educare è un imperativo che ci dobbiamo dare tutti. Cioè se voglio essere un bravo educatore devo anche crescere, se voglio educare veramente devo anche dialogare con l'altro adulto che si interessa dei miei figli, e la scuola diventa proprio questo contesto. Allora un suggerimento è anche questo, cioè di creare occasioni. Lì ho messo, a chiusura abbiamo messo alcuni passi che possono facilitare il rapporto scuola-famiglia, migliorare certamente la comunicazione, essere più trasparente, vincere la diffidenza e i pregiudizi, come abbiamo detto all'inizio, ma anche quello di creare occasioni di incontro e formazione, sì, formazione verso i figli,
ma anche incontri, come diceva prima la dottoressa Persona, anche informali, però anche creare degli spazi, dei momenti all'interno della scuola in cui ci si incontra per riflettere su delle proposte da fare, su come sta andando la scuola, su quali finalità orientare la formazione dei ragazzi in un contesto sociale che cambia continuamente. Per cui sentire la scuola e percepire la scuola come un grande contenitore dentro il quale fare rete tra noi adulti e nello stesso tempo arricchirla delle nostre esperienze. Perché? Perché siamo convinti anche di un'altra cosa, che chi educa non è solo il singolo, ma è il contesto. Se si respira un contesto dove tra genitori e insegnanti si dialoga, pur nel confronto, con posizioni diverse, allora già questo diventa un grande gesto educativo nei confronti delle giovani generazioni. E qua mi fermo. Non so se ci sono altre domande, Mariangela. Allora, sì. La nostra scuola organizza occasioni di incontri di formazione, ma anche in questo caso il problema è la scarsa partecipazione. Sì, purtroppo questo lo sappiamo. Io credo che sperare di avere le folle ci porta, come dire, alzare bandiera bianca. Io credo che dobbiamo, come dire, proporre, perché proporre è sempre positivo, e poi cercare di fare rete, cercare di coinvolgerci un po' tutti. A volte magari anche l'ascolto del bisogno può aiutare a creare qualcosa che possa essere anche utile per i genitori. Dopo non solo l'esperienza tua. Sì, sì, condivido assolutamente tutto quello che hai detto. È dello stesso tipo questa esperienza. È vero che ci sono spesso genitori che sono attenti già e che hanno questa sensibilità. E, per diciamo attirare un po' più di genitori, grazie ai rappresentanti di classe avevamo fatto proprio un sondaggio sui bisogni educativi dei genitori, e anche questo si era rivelato, diciamo, questo si era rivelato positivo, perché avevamo avuto un maggior numero di genitori presenti, perché avevamo proprio ascoltato i loro bisogni e quindi fatto dei corsi su quello che, anche chiedendo a quale orario, perché c'è anche questo problema, soprattutto al primo ciclo, di dover poi organizzare la vita di famiglia. Certo. No, credo che il contesto, per esempio, del comitato genitori, che poi quello dei rappresentanti, parlo per le superiori, ma anche sulla scuola primaria, il primo grado, cioè è un contesto dentro il quale si può, anche se non si è lì tutti, però è un contesto dal quale far nascere coinvolgimento sempre più condiviso, quello sì, ascoltando i bisogni e sentendo anche necessità che raccolgono tra loro genitori, quello sì. Non vedo altre osservazioni o domande, quindi penso che abbiamo... Bene. Ecco, allora prima di dare la parola alla dottoressa Katia Zambon, volevo ringraziare il professor, il signor Cesare Tolone, che conosco molto bene, dice: mi piace il vostro ottimismo, e se viene a mancare questo è finita tutto, vero? Ecco, io ringrazio per tutte le stimolazioni, ma soprattutto si sentiva che erano condivisioni di persone di scuola che vivono nella quotidianità queste situazioni. Ringrazio il professor Mauro Pavoni, la dottoressa Mariangela Persona, e prima di darvi l'appuntamento per il prossimo incontro, do volentieri la parola alla dottoressa Zambon per concludere questo incontro. Prego. Grazie, professoressa Caladic. Allora, mi unisco anch'io al ringraziamento al professor Pavoni e alla professoressa Persona. Per concludere, due cose sostanzialmente che sono state dette mi sono molto piaciute. Scuola come contesto di relazioni, alleanza di scambi comunicativi e di responsabilità,
e scuola come nicchia ecologica, luogo in cui c'è un ruolo preciso e uno spazio per ogni cosa. Ecco, all'interno di questa scuola nicchia ecologica, quindi un microcosmo che poi si rispecchia nel macrocosmo, e scuola come contesto di relazioni, e qui ovviamente trova luogo anche l'azione dei genitori AGESC per creare ovviamente momenti di incontro e di formazione, e quindi anche riuscire a coinvolgere, perché genitori e appassionati che si mettono a disposizione degli altri genitori e fungono ovviamente da volano per creare quel senso di comunità che serve ovviamente per una condivisione delle scelte educative, quindi per trovare quel punto di incontro tra scuola e famiglia necessario per la crescita dei nostri ragazzi. Questo è il punto, e ringrazio tutti quanti voi, anche quelle persone che hanno posto le domande, perché ci hanno permesso ovviamente di approfondire e di arrivare a questo punto. Quindi grazie. Prego, prego, professor Pavoni. No, diceva l'ottimismo, no? Per il vostro ottimismo, diceva. L'ottimismo, che dicono che un ottimista è un pessimista mal informato, no? Però in realtà credo che l'ottimismo non è nel risultato, perché se guardiamo il risultato rischiamo magari di essere... L'ottimismo ci cresce quando sappiamo che quello che facciamo è per il bene dei ragazzi. Lì sta il segreto dell'ottimismo. Poi sarà quel che sarà, non è che poi c'è chi viene, chi non viene, chi si aggrega dopo, chi si aggrega dopo. Però se sappiamo che quello che facciamo è condiviso anche con i genitori e per il bene dei ragazzi, credo che già questo fa nascere l'ottimismo dentro. Grazie, scusate perché mi ha stimolato. No, assolutamente, anzi grazie, perché ancora adesso, vedi, si testimonia, no? la stretta collaborazione tra quello che è la scuola e la famiglia, ed è proprio così, cioè sono parole che rappresentano un vissuto personale ed un vissuto come comunità, quindi non fa altro che rinforzare quello che è stato detto finora, quindi... con molto piacere ho vissuto questo momento di formazione e di condivisione, e ringrazio tutti quanti augurandoci che ci siano altri momenti per altre condivisioni ancora. Ringrazio FIDAE per creare ovviamente anche queste occasioni che sono importanti perché ci permettono di educarci educando. Quindi grazie ancora a tutti quanti, professoressa Kaladic. Grazie, grazie. Grazie, e andiamo avanti certamente su questa strada, creare sinergie e collaborazioni. Saluto anche tutti i partecipanti, abbiamo raggiunto quasi gli 80 in aula e questo sicuramente è un dato positivo. E vi invito tutti al prossimo incontro, mercoledì 17 maggio. Anche questo molto importante, essere scuola e università cattoliche, secondo l'insegnamento della Chiesa. Saranno con noi il professor Cicatelli e Sua Eccellenza Monsignor Claudio Giulio Dori, che è responsabile e presidente del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica. Sicuramente anche questo sarà un momento molto importante, sicuramente anche questo può essere utile per i genitori, per i docenti, per i coordinatori, cioè per tutti coloro che vivono nella quotidianità del fare scuola, in questo caso scuola cattolica. Grazie a tutti, auguro a tutti una buona serata e al prossimo, arrivederci. Grazie, grazie. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera.